Beh, 16 anni fa non ci avrei pensato. Pensavo già al primo, che era già dura pensare al primo. Beh, siamo arrivati a questo quinto, avevo puntato molto in questa opportunità. Abbiamo lavorato, ho avuto un supporto dei giocatori, compagni di squadra, degli staff e ovviamente della famiglia e pochi amici attorno a me. Intanto sono qui. Adesso l'obiettivo successivo è quello di giocare. Quindi sono qui a disposizione del gruppo e divertiamoci. No, beh, l'abbiamo vista, è una Francia che comunque è presente su tutto il campo, e ha saputo affrontare fisicamente e tecnicamente sia Inghilterra che Scozia e quindi è una squadra che ha avuto un rodaggio importante con 2 vittorie su 3 e non è poco. Ora la Francia la conosciamo, ma penso che dovremmo mettere qualcosa in più a Twickenham per riuscire a portare a casa questa partita. Non sarà per niente facile. Ci chiamiamo cugini tra noi italiani e francesi, quindi siamo molto simili in alcune attitudini, anche se viviamo due realtà differenti. Sicuramente Jacques conosce bene la Francia, conosce bene i giocatori francesi, perché è stato allenatore in Francia per tantissimi anni e ad altissimi livelli. Credo che le conoscenze che abbiamo sono molte, ma non sono sufficienti. Ovviamente la squadra, il rugby evolve e le squadre ovviamente di alto livello evolvono anche loro. Credo che sarebbe più utile un infiltrato. No, beh, comunque le conoscenze della scuola francese sono importanti, però sul campo ci vogliamo noi.